L'US Basket Recanati si presenta al proprio pubblico in occasione dell'ultima amichevole precampionato al Pala Cingolani contro l'Akmar Ravenna. Punti fermi della squadra restano il capitano Attilio Pierini ed il coach Giancarlo Sacco, che arrivato a gennaio sulla panchina leopardiana è stato decisivo nella conquista della tranquilla salvezza della squadra la scorsa stagione. Molti invece i cambi nel roster recanatese, con la conferma oltre a Pierini del recanatese Gurini. In particolare gli arrivi del comunitario Gheye, dell'ex Montegranaro Lowers e degli americani Sykes e Mosley dovrebbero garantire molta più concretezza e costanza dei protagonisti della scorsa stagione, come Pettinella, Starring, Morley e Gnaccarini. Buone conferme sono arrivate alla società dai test precampionato in cui i leopardiani hanno già dimostrato buona intesa, come nella prestigiosa amichevole contro Pesaro in cui la squadra Isacco, pur uscendo battuta dal Pala Dionigi di Montecchio, ha ben figurato. Ai nostri microfoni le impressioni dei vari protagonisti di questa stagione della US Basket Recanati. Presidente dell'US Basket Recanati Giuseppe Pierini, una nuova stagione alle porte, l'ultima amichevole qui al Pala Cingolani, poi si inizia con questo campionato. Sì, è l'ultima amichevole, siamo un po' stanchi perché la preparazione è intensa, comunque si vedono delle individualità. Quest'anno abbiamo dei giocatori importanti, abbiamo aumentato la qualità, la quantità, quindi io sono fiducioso che quest'anno faremo un campionato importante e ci toglieremo delle soddisfazioni sicuramente. Ovviamente dopo la salvezza tranquilla arrivata alla fine della scorsa stagione con il cambio dell'allenatore a gennaio, l'arrivo del coach Giancarlo Sacco, uno dei punti fermi di questa nuova squadra. Sicuramente Giancarlo Sacco è un coach che conosciuto ormai nell'ambiente, con la sua esperienza, per noi è importante perché abbiamo bisogno di un allenatore di grande esperienza come lui, e sicuramente darà un qualcosa in più alla squadra e ci toglierà delle notevoli soddisfazioni. Notevoli soddisfazioni che sono arrivate anche in questo avvio, in questo precampionato, quando siete andati a giocare a Pesaro e avete fatto comunque una bella figura. Sì, la dimostrazione che la squadra c'è, soprattutto quando incontriamo delle squadre importanti come Pesaro, però ecco, parliamo un po' di preparazione, questa preparazione intensa. Noi adesso abbiamo fatto 3 partite in 4 giorni, quindi i risultati contano fino a un certo punto. Bisogna guardare come viene preparata la squadra in questo frangente, perché noi dobbiamo essere pronti per il 5 ottobre, quando inizierà il campionato. Per noi è importante quello. Adesso è una fase preparatoria, la fase che conta fino a un certo punto, conta poco, quindi vogliamo che arrivino i giocatori al massimo della fisicità e che abbiano la mentalità giusta per intraprendere questa nuova avventura che è importante, che sarebbe la Lega Silver. L'ex assessore allo sport Alessandro Biagiora ha vari gli impegni del sindaco, del delegato allo sport Scorcelli. Intervistiamo te come tifoso e come ex assessore del comune di Recanati. Come vedi questa stagione della Basket Recanati? Beh, la vedo molto dura, ma al tempo stesso molto esaltante. È un'avventura che la squadra credo che affronterà con il massimo dell'impegno per portare a casa quei risultati utili ad tenere alto il nome della città di Recanati anche nel campo sportivo del basket. Importante avere una squadra che gioca la Lega Silver di basket, soprattutto per quello che riguarda questo impianto, che è comunque sia un impianto nuovo. Sì, sicuramente è un impianto nuovo, è un impianto che è stato adeguato un paio di anni fa con l'amministrazione, che è stata prontissima nel realizzare i lavori durante l'estate, e quindi ecco, diciamo che vale la pena affrontare questo campionato proprio per sfruttare al meglio questa struttura. Giacomo Eliantonio, tanti anni sui parquet della Lega Silver, quest'anno si è approdato a Recanati, quali sono le sensazioni in questa squadra? Ma positive, l'ambiente è perfetto per lavorare. E la squadra, i compagni, il gruppo è ottimo, quindi le sensazioni sono positive. Abbiamo la possibilità di lavorare tutti i giorni in maniera tranquilla,
Fra noi compagni e lo staff il rapporto è ottimo, quindi per adesso le sensazioni possono essere soltanto positive. La preparazione è stata piuttosto pesante, ci hanno detto. Tu come, in che condizioni ti senti in questo momento? Ecco, siamo ancora alle prime settimane, le gambe ancora ce le abbiamo, come si dice, belle piene, quindi piano piano, giorno dopo giorno, staremo sempre meglio e bisogna un po' smaltire il lavoro accumulato. Attilio Pierini, capitano e ormai veterano della Basket Recanati, al 12° anno qui, come sono le sensazioni per questa stagione? Ma guarda, le sensazioni sono molto positive. Questa sera è stato un esempio, non è stata sicuramente una partita bella disputata da noi, venivamo dalla terza amichevole in 4 giorni, quindi c'era molta stanchezza, però alla fine l'abbiamo anche vinta e vincere aiuta il morale. Sicuramente quest'anno sono molto fiducioso, la squadra è completamente nuova, siamo rimasti io e il giovane Curini, quindi siamo ripartiti da zero, c'è molto da lavorare, si è visto anche in mezzo al campo, però ci sono tutti i presupposti per fare bene. Molti compagni, come hai detto, sono cambiati rispetto all'anno scorso. Come vedi i nuovi? Quali ti hanno impressionato di più? Ma guarda, sicuramente i due americani sono quelli, magari confronto a quelli dell'anno scorso, atleticamente, anche fisicamente, hanno qualcosina in più. Abbiamo visto anche Sykes, che è un grosso giocatore di uno contro uno, adesso deve un attimo imparare a conoscere il campionato italiano, però fisicamente sono molto avanti e i giovani sembrano molto validi, dai vari Terenzi ai vari Calmarini, Zanelli, stanno facendo molto bene, si impegnano tutta la settimana e diciamo che abbiamo un mix di giovani e di esperienza che ci può far sperare, dai. Il coach dell'US Basket Recanati, Giancarlo Sacco. Iniziamo dal test di oggi con l'Akmar Ravenna. Cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto della sua squadra? Mi è piaciuto che, essendo la terza partita in 4 giorni, e tra l'altro le due partite precedenti fisicamente molto molto impegnative, questa sera sapevo che eravamo stanchissimi e che non avevamo più benzina. E la squadra comunque è rimasta in partita, anzi alla fine proprio ha voluto giocare anche per il risultato, pur essendo questo un amichevole dove ovviamente ancora siamo in rodaggio, stiamo provando un mucchio di cose. Quindi mi è piaciuto il carattere, mi è piaciuto che la difesa è migliorata nella seconda parte della partita. Mi è piaciuto che stiamo cercando ancora di conoscerci l'un con l'altro e rispetto, per dire, a ieri sera ci sono state meno forzature e situazioni più limpide, più chiare, più pulite. Lei lo scorso anno era arrivato a gennaio con la squadra un po' in difficoltà, aveva raggiunto una salvezza tranquilla, quest'anno ha potuto iniziare da subito a lavorare con questi ragazzi. Cosa ha trovato di diverso rispetto allo scorso anno? Rispetto allo scorso anno tutto, perché praticamente sono rimasti solo Pierini e Gurini, quindi tutto il roster della squadra è completamente nuovo e quindi adesso c'è questo periodo, lungo periodo di conoscenza reciproca fra giocatori americani, con un americano rookie che è la prima volta che viene in Europa, con due giovani talentini come Terenzi e Zanelli che sono, oltre che da inserire in squadra, da far crescere. Poi ci sono i veterani, quindi è una squadra dalle diverse facce e dai diversi modi di intendere anche il basket, quindi dobbiamo piano piano riuscire a fare un lavoro che rispetto all'anno scorso era basato sul vincere le partite in fretta per salvare la stagione. Qui c'è un lavoro di costruzione che è molto molto più duro, molto più difficile e impegnativo. Si è fatto un'idea di dove può arrivare questa squadra? Vabbè, finché non conosciamo le altre fai fatica a dire dove può andare, dove non può andare. Sicuramente è un potenziale superiore a quello dell'anno scorso, il campionato rispetto all'anno scorso è molto molto più duro, molto più difficile, i posti per i playoff sono solo 4, le retrocessioni 3, quindi sarà veramente un'odissea per tutti e io penso che solo oltre la metà della stagione si comincerà a capire quali sono i veri obiettivi, quelli reali per ogni squadra.